Siamo qui a Milano a Palazzo Mezzanotte per l'Italian Certificate Awards, la serata di premiazione dei migliori certificati ed emittenti dell'anno. I riconoscimenti vengono attribuiti dal pubblico e da una giuria specializzata e riguardano sette categorie. Tra le più attese, i certificati e l'emittente dell'anno. Ma ora parola agli organizzatori. Siamo qui con Marco Berton, direttore delle testate online di Brown Editore. Buonasera Marco. Ti volevamo chiedere come sta andando questa serata? Ciao a tutti, la serata sta andando molto bene, ormai è la quinta edizione degli Awards, dei certificati Awards e siamo relativamente contenti. È un'occasione per noi unica per incontrare tutti i nostri amici, più che clienti, di questo mondo di certificati. Una serata piacevole che diciamo, ha incontrato tutte le nostre aspettative. Qual è l'interesse degli utenti del forum per i prodotti strutturati, come per esempio i certificati? È inutile nascondersi il fatto che nell'ultimo anno il mercato abbia riservato delle sorprese spiacevoli per molti investitori. Quindi, da questo punto di vista, diciamo che eh, i nostri lettori, comunque gli utenti del forum, hanno apprezzato tutte quelle strutture come i certificati che in qualche modo hanno garantito una, una certa forma di protezione del capitale investito. In questa ottica diciamo che ho molto apprezzato il discorso fatto dal presidente dell'ABI che questa sera ha cercato di fondere un certo ottimismo. Da un certo punto di vista sono anche concorde con la sua tesi ed è quello che ci speriamo tutti che il mercato possa riprendersi nei prossimi mesi. Ringraziamo Marco, arrivederci. Come si è svolta la votazione? Allora per quest'anno eh, abbiamo seguito lo stesso criterio dello scorso anno, cioè abbiamo deciso di dare ampio spazio ai lettori del certificate journal che quindi hanno potuto votare direttamente sul sito web dedicato. Dal 26 settembre al 5 ottobre. Dopodiché i lettori hanno semplicemente preso da una nomination list composta da due certificati per ogni emittente e da un emittente, eh, da tutti gli emittenti in gara, hanno selezionato quelli che a loro giudizio erano i maggiori eh, i meritevoli, quelli più meritevoli per poter arrivare alla competizione finale. Questa fase preliminare è servita per dar modo ai giurati, quindi alla giuria specializzata composta da cinque membri. Di valutare quelli che sono stati certificati ed emittenti passati alla fase preliminare. A quel punto la giuria specializzata ha avuto dieci giorni di tempo durante i quali ha svolto un lavoro estremamente importante di valutazione di tutto il materiale messo a disposizione ed è arrivata all'assegnazione finale dei premi assegnando dei punteggi. Devo dire che anche quest'anno siamo rimasti estremamente soddisfatti dall'attività della giuria specializzata perché ha dimostrato estrema competenza e professionalità. Sicuramente tra tutti i parametri che abbiamo individuato, ai quali la giuria si è dovuta attenere per esprimere le proprie valutazioni, ha inciso in maniera fondamentale il timing. Lo scorso anno abbiamo avuto un'affermazione dei certificati sull'oro perché effettivamente l'oro era andato comunque molto su. Quest'anno inevitabilmente, visto il crollo dei mercati, partito dal me dalla metà di febbraio ma accentuatosi negli ultimi tre mesi, hanno avuto ragione sugli altri i certificati che hanno consentito di sfruttare questo ribasso. Quindi il certificato dell'anno è stato assegnato al primo certificato. Certificato italiano che consente di investire sulla volatilità, che quindi si apprezza nel momento in cui la volatilità, la volatilità sale e cioè i mercati scendono. Secondo posto per un certificato short sull'indice italiano, che quindi si è apprezzato nel momento in cui il mercato italiano è crollato. E il terzo posto per la prima volta. Dopo 5 edizioni, un certificato leverage, cioè il primo certificato sul eh, Euro BTP Future, ovvero un certificato che consentiva di trarre profitto dal crollo dei corsi azionari del decennale italiano. Ecco, proprio a questo riguardo, come si sta evolvendo secondo te il settore dei certificati alla luce della crisi globale? Beh, indubbiamente quello che ho appena eh, detto a proposito dei premiati e dei certificati vincitori rispecchia effettivamente la tendenza degli emittenti di proporre prodotti in linea con il cambiamento che il mercato impone. Quindi vedere certificati che per la prima volta consentono di investire sulla volatilità oppure certificati che consentono di investire sul ribasso del decennale italiano, che poi evidentemente quando è stato creato dall'emittente Royal Bank of Scotland probabilmente neanche si poteva immaginare che da lì a pochi mesi sarebbe successo quello che poi è accaduto. Però una tendenza a soddisfare... E soprattutto a rendere disponibili prodotti che ben si adattino alle esigenze degli investitori. Quindi una tendenza sicuramente che conferma quanto il mercato dei certificati sia in grado di rimanere al passo con i tempi e con i cambiamenti che il mercato impone. Bene, ringrazio per Paolo Scandura di Certificati e Derivati. Arrivederci.